Il presidente della Suprema Corte di Cassazione, Ernesto Lupo, in visita alla mostra 600 Sacro a Vallo della Lucania, esprime vivi apprezzamenti per i traguardi culturali raggiunti dalla città di Vallo e dalla Banca del Cilento e Lucania Sud. Io sono molto molto compiaciuto. Io sono stato qui a Vallo per 10 anni, dal 49 al 59. Ho lasciato un luogo in cui la cultura era poco coltivata e devo dire che ho trovato questa novità. Il Museo Diocesano qui era inconcepibile quando stavo io a Vallo, e poi questa mostra stupenda di autori importanti e di opere bellissime, e quindi mi complimento per le persone qui locali che sono riusciti a fare dei grossi miglioramenti nella loro vita, nella loro organizzazione, e l'augurio è che si possa sempre migliorare. Ho sentito di un auditorium che si sta aprendo, quindi davvero Vallo diventa un centro culturale che è qualcosa che può davvero aiutare a vivere meglio tutti quanti. Proprio l'auditorium, lei ho sentito che è un appassionato di musica e faceva anche i complimenti per quanto riguarda il sottofondo musicale, che è un coro della passione del 600. Sì, sì. Infatti questa musica che accompagna il visitatore nella sua visita e che è in perfetta sintonia col soggetto dei quadri della mostra è una raffinatezza che mi sembra vada riconosciuta agli organizzatori di questa mostra, e quindi è un motivo ulteriore di apprezzamento dell'iniziativa. Una felice sinergia tra comune, quindi ente locale, e Banca del Cilento come banca, come istituzione di credito cooperativo sul territorio. Sì, i miglioramenti, tutte le iniziative hanno bisogno di più energie che si mettono insieme. È solo la collaborazione tra le istituzioni, tra le persone, che può portare al successo un'iniziativa. Quindi quanto più riusciamo a collaborare, a metterci insieme, tanto meglio è. E non sempre questo, nello spirito di noi italiani, siamo molto individualisti, si riesce a ottenere una collaborazione piena, senza personalismi, senza individualismi, e che è garanzia di successo di ogni iniziativa.